Una banda che rinasce, ma fino a quando è esistita la banda di Ceraso? La banda di Ceraso è centenaria, e ha avuto una piccola interruzione nei primi anni del 2000 e poi, diciamo, come tutti i paesi, quando c'è la tradizione si ha poi l'esigenza di ricominciare e quindi di creare un nuovo ciclo, anche con grande entusiasmo. Quanti elementi compongono la banda? Allora, la banda è composta da varie formazioni, dalla piccola, dalla media e dalla grande banda. La piccola siamo intorno ai 15-18 elementi, la media dai 24 ai 28 e poi c'è la formazione orchestrale. Avete iniziato l'anno accademico, dove si tengono le lezioni? Allora, le lezioni si tengono nelle nostre due sedi. La sede dell'Accademia è a Caprioli, nel comune di Pisciotta, dove noi già siamo operativi da 3 anni. Quest'anno partiremo anche con Ceraso, cercando chiaramente di fare rete sul territorio, che credo con la musica sia fondamentale per migliorare e per aumentare anche la capacità anche di confronto dei ragazzi fra di loro.